Buongiorno. In questa esercitazione ci porremo una domanda all'apparenza semplice, ossia tutti i moti sono uniformi? La risposta a questa domanda è ovviamente no. Anzi, i moti uniformi, come quello che vediamo in questa immagine, sono tutto sommato piuttosto rari. Tuttavia, lo studio del moto uniforme si mostra estremamente ed inaspettatamente utile quando vogliamo studiare moti anche molto complessi, come questi che vediamo nell'immagine, per esempio una palla che rimbalza al suolo, un pendolo, un'automobile in curva, un'automobile che frena. In questa semplice simulazione lavoreremo su un semplice moto uniforme, uniformemente accelerato. Lo approssimeremo con un moto invece uniforme e cercheremo di valutare l'errore commesso con questa grossolana approssimazione. Quello che ci serve è un foglio di calcolo nel quale prepareremo una tabella contenente le condizioni al contorno, quindi la posizione iniziale x con 0, la velocità iniziale v con 0 e l'accelerazione a. Questi tre valori li possiamo scegliere noi a piacere. In altre celle, adesso prepariamoci a calcolare il tempo, la posizione nel suo valore corretto e nel suo valore approssimato. Questi due valori li possiamo ricavare con le due formule che ben conosciamo, ossia la posizione corretta con la formula del moto uniformemente accelerato, x, variabile nel tempo, uguale 1 mezzo a t alla seconda più v0t più x0, mentre la legge che useremo per l'approssimazione è quella del moto uniforme, x funzione del tempo uguale v0 per t più x0 posizione iniziale. Cominciamo allora a lavorare col foglio di calcolo. Utilizzando i dati richiesti, quindi cominciamo a fissare i primi valori al tempo 0, la posizione iniziale chiaramente sarà la stessa in entrambi i modelli, quindi uguale a x con 0. Mentre invece supponiamo di studiare dopo 10 secondi, calcoliamo il valore della posizione dopo 10 secondi e per la x reale dovremo utilizzare appunto la formula 1 mezzo per l'accelerazione per il tempo elevato al quadrato. Quindi questo è il valore della distanza percorsa con l'accelerazione fornita e il tempo di 10 secondi. L'approssimazione invece ci dà come valore x uguale la posizione precedente più lo spazio percorso in questi 10 secondi, quindi la velocità per il tempo. Come vedete, se proviamo adesso a rappresentare questi dati in un grafico, per visualizzare l'andamento spazio-tempo, qui. Ha considerato anche il tempo come variabile, ha scambiato gli assi, quindi seleziona i dati, scambia righe e colonne. Eccoli qua. I due grafici, come d'altronde ci saremmo aspettati, differiscono notevolmente e mostrano chiaramente questo errore grossolano, anche fornendo diversi valori alla velocità iniziale. Vediamo che la situazione non cambia molto. L'equazione del moto accelerato va chiaramente corretta inserendo anche il valore della velocità iniziale, che è v con 0 per il tempo, più eventualmente mettiamo anche la posizione. Eccolo qua. Quindi l'errore si mostra in tutta la sua imponenza. Quello che ci chiediamo adesso è che cosa succede se spezziamo l'intervallo di calcolo in due parti, ossia se effettuiamo un passaggio intermedio. Quindi, se invece di calcolare direttamente il valore a 10 secondi, lo calcoliamo prima a 5 secondi e poi a 10 secondi. Ovviamente il calcolo della posizione utilizzando la legge corretta darà un risultato altrettanto corretto. Estendiamo il valore del grafico, dobbiamo bloccare i riferimenti alle celle che riguardano l'accelerazione, la velocità e la posizione iniziale.
e quindi otterremo il valore corretto. Possiamo allungare il grafico e questo sarà il valore chiaramente corretto. Ma nel caso dell'approssimazione col moto uniforme dobbiamo aggiornare la velocità, nel senso che il primo tratto, quello da 0 a 5 secondi, sarà stato effettuato con la velocità iniziale. Dopodiché calcoleremo una nuova velocità aumentata del fattore A per delta t. Quindi la nuova velocità che utilizzeremo sarà V0 più A per delta t, secondo la legge del moto uniformemente accelerato, che useremo solo in questo ambito. Occorre chiaramente un'ulteriore colonna nella quale effettuare questi calcoli. E la posizione poi andrà calcolata come x2, la nuova posizione, come quella vecchia più delta s, lo spostamento che però è dovuto alla nuova velocità. Vediamo che cosa succede. Quindi ci occorre una nuova colonna in cui calcoleremo la nuova velocità, sempre in metri al secondo, che all'inizio sarà uguale chiaramente a v0, dopodiché andrà aggiornata come velocità precedente, abbiamo detto, più l'accelerazione per delta t. Delta t lo possiamo calcolare come il tempo, in questo istante di tempo, meno quello precedente. Blocchiamo ancora una volta il riferimento all'accelerazione e effettuiamo il calcolo. Quindi la nuova posizione sarà quella precedente più, abbiamo detto, la velocità che abbiamo appena ricalcolato per ancora una volta delta t, quindi 10 meno 5 secondi. Questo è il risultato e come vediamo l'approssimazione migliora leggermente. Certo, siamo ancora ben lontani dal risultato esatto, ma un po' meglio di prima abbiamo lavorato. Ora possiamo immaginare di spezzettare ulteriormente l'intervallo di tempo. Adesso possiamo farlo ogni 2,5 secondi. E quindi arriveremo a 10 in questo modo. Adesso è sufficiente trascinare con un copia, semplice copia e incolla le formule. E perché chiaramente anche in questo caso, nel calcolo della posizione, dovremo prima aggiornare la velocità, quindi la nuova velocità sarà la precedente più l'accelerazione per delta t, e il calcolo della nuova posizione sarà la nuova posizione, quella vecchia, più la nuova velocità che abbiamo calcolato per delta t, per 3, 4 volte, eccetera, eccetera. Osserviamo adesso che cosa succede se aggiorniamo il nostro grafico. Come possiamo osservare, l'approssimazione migliora notevolmente. Man mano che l'intervallo di tempo diminuisce, la nostra approssimazione è sempre più efficace. Quindi possiamo migliorare ulteriormente immaginando di calcolare il tempo, calcolare la posizione e la velocità a spezzettare intervalli di un secondo. Vediamo che cosa accade. Aggiorniamo il grafico. Eccolo qua. L'errore diventa sempre migliore. Quindi la risposta alla nostra domanda: tutti i moti sono uniformi? No, ma tutti i moti si possono spezzettare come unione di tanti tratti di moto uniforme, con velocità ogni volta diverse. E l'approssimazione migliora quanto più piccoli sono questi tratti. Grazie per l'attenzione, arrivederci.